Un saluto da Massimiliano Spiriticchio. Antonio De Leonardis. Ben trovati a una nuova stagione di Speranza Sport. Ciao Antonio, ciao, come stai? Ciao, ben ritrovati a tutti. Bene, bene, buona estate, andiamo avanti, insomma. Eh sì. E quest'estate invece ci avevo fatto un po' preoccupare per il Pescara, che però ieri è stato canterino con l'Escano, abbiamo vinto 1-0 sull'Avellino. Sì, sì, beh, insomma, è stata una bellissima sorpresa. Perché dopo un precampionato veramente deludente in cui non si capiva quale potesse essere la forza di questa squadra, e tra l'altro un precampionato caratterizzato soprattutto dal calciomercato, quindi una squadra totalmente rinnovata, e invece ieri sera con l'Avellino è venuto fuori un bel Pescara, insomma, tra l'altro con la partita risolta da, appunto come dicevi tu, dall'argentino Lescano, tra l'altro ha continuato quello che aveva fatto l'anno scorso un argentino, ovvero Ferrari, che con i suoi 17 gol aveva tenuto il Pescara nelle prime posizioni. Quindi una bella partenza, tra l'altro in un campionato che già si preannuncia particolarmente impegnativo. Ieri le protagoniste annunciate, ovvero il Catanzaro di Vivarini, il pescarese di Vivarini, ex pescarese di Vivarini, e il Crotone sono state le squadre che hanno vinto alla grande, e erano le favorite, e il campo credo che lo abbia ribadito, però noi interessa soprattutto questa prova del Pescara, che tra l'altro il prossimo turno andrà in trasferta a Latina, che tutti descrivono come la possibile sorpresa di questo girone, e non a caso ieri ha vinto questo Latina, ha vinto la grande a Foggia, ha vinto 3-1 a Foggia, confermando quelle che possono essere le attese su questa squadra. Quindi insomma, certo sarà un campionato molto 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 duro, però abbiamo questo segnale da parte del Pescara, che comunque la squadra ci può stare, insomma. Quindi abbiamo visto anche ieri ha giocato una 20 minuti anche Palmiero, che un po' sarà il regista titolare di questa squadra, ma soprattutto sono messi in evidenza diversi giocatori. A me è piaciuto tantissimo Jabouà, che è entrato a centrocampo con molta personalità. Il portiere Plitzer, che si sapeva che era uno dei più attesi nel momento più difficile della partita, ovvero quando l'Avellino ha cercato di rimontare il gol, ha tirato fuori un paio di interventi molto importanti. Insomma, una bella partenza, una bella sorpresa, direi, insomma, che ovviamente fa piacere. Lo stadio c'è stato abbastanza entusiasmo. Almeno la curva era sempre molto molto calorosa, c'era anche una larga rappresentanza dei tifosi dell'Avellino, anch'essi molto caldi, voglio dire, per cui è stata una bella domenica di calcio, insomma, come forse non si aspettava nessuno, e come si aspettava soprattutto da parte nostra dalla passata stagione, purtroppo finita in maniera non troppo bella. Eh sì, e speriamo davvero bene per il prosieguo del cammino biancazzurro. Parlavi prima di portieri e mi è venuto in mente il Perin che non ti aspetti, quello che butta sul palo un rigore con cui la Fiorentina stava per battere la Juventus. Ma certo, Perin, io vorrei ricordare questo ragazzo, io lo vidi per la prima volta nell'anno di Zeman a Padova, una partita in cui il Pescara vinse 6-0. E mi colpì che i giornali locali diedero a Perin 9, che era il portiere, cioè un portiere prende 6 gol, prende 9, già ti lascia un po' di stucco. Insomma, ha avuto degli alti e bassi, però questo è il momento in cui Allegri gli ha dato la possibilità, anche per gli infortuni del portiere titolare,
è stato molto ma molto prezioso, anche perché insomma sta contribuendo a nascondere un po' quelli che sono i problemi attuali della Juve, che non riesce ancora a trovare quello sprint per il decollo, anche per via di tanti infortuni, insomma l'assenza di Pogba in particolare. È insomma una squadra abbastanza rinnovata, che anche Di Maria ha avuto qualche acciacco nell'ultima partita. Vlahovic è rimasto a riposo in attesa della Champions, dell'Europa, e quindi insomma la Juve che sta in questo momento sta soffrendo. Chi va forte in Serie A e soprattutto in questo momento Napoli e Milan. Il Napoli che ha trovato questa grandissima sorpresa, che il georgiano Kvara, dico il diminutivo perché è difficile pronunciare il nome intero. Vabbè, ma con quelli di quelle parti non è facile. Ha avuto la partenza, direi, senza esagerare, alla Maradona, cioè, ha fatto dei gol bellissimi anche nell'ultimo turno. E poi il Milan che si sta confermando, trascinato soprattutto da Leao, questo che praticamente ha vinto il derby col Milan quasi da solo, perché ha fatto la differenza. E anche lì un gol pazzesco. Pazzesco anche lì, e poi sono state anche un paio di parate di Maignan, che credo che sia il miglior portiere della Serie A. E in questo momento le difficoltà sono soprattutto dell'Inter e della Juve, ma a sorpresa c'è stata questa batosta della Roma Udine 4-0, insomma sì. La Roma che era annunciata lanciatissima con Mourinho è stata invece incappata in una giornata veramente storta. E poi adesso ci sono le coppe. C'è una cosa che non sorprende invece, che si chiama Atalanta. Esatto, questo aspettavo. Non è più una sorpresa. Aspettavo che tu lo dicessi. perché nessuno veniva un po' sottovalutato, perché il campionato scorso non è che sia stato brillante come le precedenti stagioni. Invece a sorpresa Gasperini ha costruito di nuovo una squadra molto molto bella, che questa sera si gioca addirittura il primo posto in solitudine in Serie A. Se vince a Monza si ritrova davanti a Napoli e Milan, e anche questa è una grande sorpresa. E poi tra domani e dopodomani ci sarà la Champions, sì. Quindi vedremo subito Salisburgo-Milan e PSG-Juve, insomma PSG che va avanti a suon di gol tra Neymar, Mbappé e Messi, sta facendo veramente un avvio di stagione strepitoso. E subito dopo, domani, ci sarà Salisburgo-Milan, l'esordio del Milan a Salisburgo. Salisburgo sembra una squadra abbastanza impegnativa. E soprattutto poi ci sarà, mercoledì sarà Napoli-Liverpool. Napoli-Liverpool e Inter-Bayern, insomma il massimo per queste squadre italiane, il meglio insomma sia dell'Inghilterra che della Germania, quindi ne vedremo delle belle, insomma vediamo un po'. Assolutamente sì, insomma è un po' la prova, possiamo dire che è già un po' una prova del 9 per il calcio italiano, o è troppo presto? Ma no, insomma, visti gli impegni che ci sono, sicuramente sì. Peccato che l'Inter debba giocare senza il suo bomber ritrovato, Lukaku, che è infortunato, sarà assente. Però è un Inter in questo momento che ha diversi problemi, a me non convince troppo la gestione di Inzaghi in questo momento, soprattutto nel derby, insomma è stata una brutta Inter, e questo non depone molto a favore del lavoro che sta facendo l'allenatore. C'è il quiz Gosens, che è arrivato all'Atalanta, che insomma non riesce a trovare un posto titolare, insomma è un Inter con molti problemi e qualche acciacco. Invece ripartenza anche per il basket, che ripartenza è stata per le nostre? Ma guardi, io partirei intanto dalla nazionale, perché insomma sono in corso l'europeo a Milano, tra l'altro l'Italia sta facendo un figurone, l'ultima partita l'ha persa di misura contro un fenomeno come Antetokounmpo, insomma che è il trascinatore della Grecia, ha perso di misura, soprattutto ha confermato quello che in questo momento è il miglior giocatore italiano, ovvero il pescarese Fontecchio, insomma, che tra l'altro figlio e nipote d'arte, insomma, perché insomma la mamma Malì
è stata una nazionale, ha vinto scudetti. Il nonno Vittorio Pomigli è stato diciamo il grande giocatore che ha avuto Pescara, insomma. È stato nazionale negli anni 60, poi ha trascinato il basket pescarese a 40 anni, insomma, veramente figlio e nipote d'arte, e in questo momento sta facendo una gestione strepitosa. Questo ragazzo che in Italia era stato un po' sottovalutato, aveva giocato a Bologna, a Milano, trovando scampoli di gara, e invece è andato all'estero, prima in Germania e poi in Spagna, ed è decollato, ha trovato un posto fisso, adesso credo che sia uno dei migliori giocatori. Per quanto riguarda il basket di casa nostra, anche questa sarà una stagione interessante, insomma. Intanto la Mocambo Chieti, che riparte in A2, tra l'altro affidata a Stefano Raiola, che è stato l'allenatore che due o tre anni fa portò l'Amatori in A2, purtroppo promozione cancellata per problemi economici. Raiola meritava questo. Tra l'altro Raiola è stato anche da giocatore, è stato anche capitano del Chieti, quindi insomma credo che trova un bel ambiente favorevole. E poi ci sono le altre in serie B, c'è il Roseto che dopo la delusione della passata stagione in finale ci riprova di nuovo e credo che sarà ancora protagonista. Accanto al Roseto in B ci sarà anche a sorpresa il Pescara Basket, che ha rilevato il titolo sportivo dalla squadra siciliana e si presenta in B. E poi invece in C-Gold abbiamo l'Amatori che ci riprova dopo la delusione in finale della passata stagione. Ha perso un po' quella che sembrava una promozione annunciata e meritata, purtroppo l'ha persa nella finale col Matelica, però la squadra rinnovata credo che sarà protagonista di nuovo. E questo è il fascino, ma anche croce e delizie, diciamo, di uno sport come il basket, dove poi ti giochi tutto in una finale. Esatto, sì, purtroppo, insomma, purtroppo è anche il bello di questo sport. Segnalerei pure la squadra del giovanile del Lanciano, che è diventata campione d'Italia nel 3 contro 3 under 15, che anche questo è un bel risultato. L'Unibasket Lanciano sta facendo un bel lavoro, anche e soprattutto a livello giovanile, ma si difenderà anche in C-Gold, lo vedremo protagonista, merito al presidente Carlo Valentinetti, che insomma è un grandissimo appassionato, e quindi anche lì sono considerazioni positive. Poi voglio dire, ci stanno tra gli altri in questo momento anche periodo, abbiamo detto del basket, sì. Periodo di nazionali, sì, per cui decisamente. Abbiamo anche il la nostra, appunto, nazionale di pallavolo che sta facendo inorgoglire gli italiani, insomma. Sì, tra l'altro insomma ha battuto Cuba, una partita molto difficile. E battere Cuba nel pallavolo non è mai affare semplice. Sì, esatto, infatti è stata una partita abbastanza combattuta, c'è una grande tradizione Cuba, sì. Sotto questa specie sono anche nazionali cubani che giocano da anni in Italia, hanno fatto la storia pure qui in Italia, e adesso affronterà nei quarti o la Francia, o che è molto forte, o il Giappone, quindi sta andando avanti. Nel basket l'Italia, appunto, è sempre in corsa per questa qualificazione degli europei, questa sera se la vedrà con l'Ucraina, che insomma in amichevole qualche settimana fa è stata battuta abbastanza, non agevolmente, ma comunque con sufficiente autorità. Poi c'è anche la pallanuoto, sono gli europei di pallanuoto, il sette bello azzurro è sempre grande protagonista. Ci sarà Italia-Francia, ma c'è anche il sette bello rosa, voglio dire, sì. Anche questo, che affronterà la Croazia domani nei quarti. Insomma, è un festival azzurro che speriamo che possa darci grandi soddisfazioni. Assolutamente sì. Tra l'altro la Croazia, anche qui parliamo di una nazionale, insomma, dalla grandissima tradizione, sì, quindi sì, sarà sì. Una bella partita. No, sicuramente. Ma sicuramente, insomma, l'Italia anche, vorrei ricordare sempre che
a Pallanuoto Azzurra c'è un altro protagonista pescarese, vale a dire Di Fulvio, insomma, che continua ad essere uno dei giocatori più importanti non solo della nazionale ma a livello mondiale, perché è uno dei giocatori più forti in circolazione. Tra l'altro il padre di Di Fulvio ha portato il Pescara in A2, perché ha vinto il campionato concluso prima dell'estate, e ripartirà con questo grande passo avanti, sperando appunto che le situazioni societarie siano quelle migliori, perché c'è qualche problemino, e anche questa è una bella soddisfazione. Ecco, invece ti sei fatto un'idea del perché, insomma, comunque nella Formula 1 la Ferrari, insomma, non si sa da che parte. Ma sì, tra l'altro hai notato che, insomma, nelle qualifiche quasi sempre là tra i primi posti, poi arriva in gara e una volta sono le gomme, una volta la strategia, ma fatto sta che, insomma, in questo momento veramente Verstappen è di un'altra categoria, nonostante le qualità della Ferrari, però che so, l'ultimo Gran Premio è partito dal penultimo posto, ha fatto primo con largo margine, e questo dice un po' la differenza. Però nell'ultimo Gran Premio, insomma, almeno Leclerc hanno fatto una buona gara, però l'avvio di stagione era stato eccezionale, e questo forse ha portato un po' di delusione, perché magari si aspettava qualcosa in più. Sicuramente la Ferrari nella strategia, soprattutto per quanto riguarda le gomme, ha avuto diversi problemi, sì. Problemi anche scelte sbagliate che hanno determinato, però in questo momento credo che la Red Bull e Verstappen siano più forti, come dice la classifica. Ma la differenza quindi la fa il pilota, la fa il fattore umano? Anche, sicuramente Verstappen è un animale da competizione, perché lo ha dimostrato se ricordiamo l'ultimo mondiale, quando ha vinto il mondiale all'ultimo giro contro Hamilton, quando sembrava spacciato. Veramente credo che sia un grande pilota, ma anche una grande macchina, perché la Red Bull credo che stia leggermente avanti alla Ferrari in questo momento. E chissà, ne vedremo anche lì delle belle, magari nel prosieguo di questo campionato. Certo. Noi tra 7 giorni saremo di nuovo qui a commentare i fatti sportivi della settimana. Come vedete, siamo ripartiti caldi alla caldi. Grande, sì, sì, alla grande, abbiamo di tutto, insomma, un panorama vastissimo. Quindi verremo lunedì prossimo. Speriamo innanzitutto di avere una conferma, credo, dal Pescara, perché è quello che ci si aspetta, perché questa è una partita difficile. Latina viene dagli addetti ai lavori, viene segnalata come la possibile sorpresa del campionato, per cui staremo a vedere. Sì. Allora, un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchia. Antonio De Leonardis.